caso non è affatto tutto a posto. In questo senso ho convocato il collega Umberto Triolo, chi meglio di lui per darci una mano. Umberto. Sì, cara Antonella, perché sono da poco state diramate le foto o segnaletiche da parte dei carabinieri per il ricercato, per il presunto autore del femminicidio avvenuto questa notte ad Aci Trezza. Le foto che, tra l'altro, chi ci segue in televisione sul canale 215 del digitale terrestre può anche vedere nella duplice veste di Antonino Sciuto, con barba e senza barba, foto, lo ripetiamo, che sono state diramate proprio dai carabinieri che sono alla ricerca, alla sua ricerca. Noi intanto, per saperne di più, per capire come si è risvegliata la comunità di Aci Trezza, ci colleghiamo subito con il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra. Sindaco, buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Un risveglio triste per la comunità trezzota nel lungomare, il salotto della città, un fatto di cronaca che ha scosso tutti. Sì, guarda, non ci sono parole che possano spiegare logicamente l'accaduto o che servono a dare pace ai cuori di coloro che piangono la giovane Vanessa. Noi stamattina abbiamo provato sgomento, orrore, rabbia, impotenza. Di fronte c'è una vita spezzata, dei sogni spezzati. Pensiamo, immaginiamo, speriamo che ogni volta che accada qualcosa del genere sia l'ultima volta. Purtroppo non è così. Di questo siamo veramente rammaricati. Sindaco, un fatto di cronaca che ha visto come scenario Aci Trezza, ma che poteva avvenire ovunque, quindi a prescindere dalla presenza delle forze dell'ordine? Io ne sono certo di questo, perché da quello che ci sono dalle indagini sembrerebbe che la ragazza era seguita dal presunto omicida, l'ex fidanzato. Ancora ci sono delle indagini in corso, e quindi è successo ad Aci Trezza, ma poteva accadere in qualunque altra parte di un altro comune. Ma la notte il territorio è presidiato oppure no? Allora, noi nel periodo estivo, da luglio ad agosto, attiviamo dei servizi dal lunedì al giovedì e la domenica. I nostri vigili urbani fanno servizio fino a mezzanotte, il venerdì e il sabato fino alle 6 del mattino, ma non solo, e comunque c'è sempre il supporto da parte dei carabinieri. Però il nostro territorio è vasto, è chiaro che i controlli ci sono, però questi sono fatti non prevedibili, ripeto. Poteva succedere in qualunque momento, in qualunque ora, in qualunque luogo. Sindaco, noi la ringraziamo per questa sua dichiarazione, le auguriamo una buona giornata, buon lavoro. E intanto lo ricordiamo, i carabinieri sono alla ricerca del presunto autore dell'omicidio di Vanessa Zappalà, avvenuto questa notte al lungomare dei Ciclopi di Aci Trezza, esattamente nella zona di Piazza Marina. Sono state diramate le foto di Antonino Sciuto, sia con la barba, senza barba. Chi ci segue sul canale 215 del digitale terrestre le sta vedendo. Grazie ancora, Antonella. Grazie a te, caro Umberto, e grazie anche al sindaco, naturalmente. Come dicevi giustamente tu, le immagini le stiamo ancora divulgando, e quindi chi le vedrà e chi dovesse riconoscere il soggetto si deve mettere assolutamente in contatto con le forze dell'ordine. Ovviamente il gruppo RMB sta seguendo con tutte le sue forze e in tutte le sue forze questo tragico fatto di cronaca, e vi aggiorneremo sempre in tempo reale. Grazie, Umberto.